Buongiorno, oggi si inizia così, con un porridge. Ho messo l'avena, ho messo il latte, stavolta ci ho messo anche un po' di cacao amaro e dopo ci vado a mettere la banana e, non so se l'altra volta ve l'ho fatto vedere con questo, il cocco grattugiato, che è una roba, raga, pazzeschissima. Andiamo a prendere il miele e poi vi faccio vedere come viene. Ta-da! Buongiorno, così mi mostro anch'io in tutto il mio splendore. Sono stati dei giorni, questi precedenti a questo, stra pesanti. Poi vi racconterò tutto in fase di giornata. Adesso mi devo preparare perché devo andare insieme a mio padre a Leroy Merlin a prendere delle cose. O oggi o domani, sicuramente più domani. Devo fare il calco, non integrale però frontale, del viso di mia madre. E già avevo detto tutto perché stavo impanicata solo al pensiero di dover fasciare mia madre con tutte quelle cose e farla stare zitta, muta e ferma per tipo 20-25 minuti. E comunque appunto devo andare a comprare le ultime cose che mi servono, perché il resto sta tutto lì in quell'angolino da tipo una settimana. Ho la camera, che adesso vi faccio vedere, in un disordine impressionante. Infatti dopo devo anche mettere a posto. E in più, sapete cosa devo fare oggi? Torno da Leroy Merlin e poi dopo vado a Ikea, perché sapete che io ho un'ossessione per le scarpe. Troppe. Infatti non mi entrano più. Tra Funko, che ormai guardate, qui, e abbiamo anche quasi finito il ripiano sopra dell'armadio, quindi lo so, ogni volta con la gocciolina, appunto io non so neanche più dove mettere le scarpe. Quindi, quello che stavo pensando di mettere qua sotto la scrivania, quei ripiani appunto per le scarpe di Ikea, che costano anche poco, costano sui 20 euro. Infatti ieri sera ho preso tutte le misure e qui sotto c'entra perfettamente, almeno è una parte un po' coperta e non si vedono le scarpe là sotto e io mi sento un po' più tranquilla. L'altro giorno ho comprato queste, sono quelle old school della Vans, però versione alta. Io ce l'ho anche bassa, però alta la volevo troppo, e se vi dico quanto l'ho pagate ridete, perché ho trovato un'offertissimissima su Amazon. Le ho pagate 53 euro senza spedizione perché era gratuita e mi sono arrivate in 2 giorni, e io tipo super happy perché le volevo da una vita, l'ho sempre durata 80 così, e quindi insomma felice, però non so più dove metterle, cioè stavolta sul serio, dopo che ho tutta questa, ok, questa qui a parte il casino, e poi un pezzo della scarpiera, questa qui, non so più dove metterle, quindi vado a Ikea sperando non ci sia troppa gente perché oggi appunto è sabato, però tanto devo fare proprio toccata e fuga, so già cosa prendere. Adesso ve lo faccio vedere su il telefono. Tra l'altro guardate che bella la cover che mi hanno dato all'evento di Mulac, dopo ve ne parlo bene, perché non ho vloggato per un semplice fatto pratico, perché se avessi dovuto portare la macchinetta avrei dovuto portare una borsa più grande con me e invece non volevo portarla. Quindi io su questo fatto sono molto pigra e ho detto piuttosto che fare il vlog, tanto ci sarà qualcun altro che l'avrà fatto per farvi vedere com'era l'evento, perché era stratosferico, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Anche il cibo, che è una cosa che non sempre agli eventi vi posso assicurare è buono, era favola. Ho visto 2 opzioni da Ikea, una costa 19,99 e una 29,99. Allora, riecco, mi aveva suonato il corriere perché da Amazon ho preso questa, che è la biotina, per provare a farli crescere questi danni di capelli, o meglio, più che farli crescere è intostarli un po'. Dopo l'operazione è tutto disastro, io ho sempre avuto dei capelli da Dio, proprio da Dio. E questo l'ho comprato e l'ho pagato sui 15 euro. Sono una marea di capsule, sono 365 e va presa una al giorno, quindi con questo ci fate un anno. Poi adesso mi devo leggere tutto bene. Comunque stavamo dicendo, le rastrelliere per le scarpe, non so se comprare quella da 19, che sarebbe questa, vedete, questa è anche impilabile, oppure c'è quest'altra e è fatto in questo modo, però è anche un pochino più ingombrante. Devo vederle entrambe e vedere un attimo. Adesso mi vesto così andiamo da Leroy Merlin, venite con me. Ok, outfit pronto. Invece di mettere il giacchetto, stavo molto, ho messo questo di jeans enorme, poi questo maglioncino che è nuovo di Stradivarius, troppo figo, vi è piaciuto un sacco quando ve l'ho fatto vedere su Instagram e lo trovate taggato sul mio account 21buttons se vi interessa. Poi in realtà molto easy, ho messo i leggings e appunto le Vans nuove col calzino anche verde, guardate che stile. Ho preparato la borsa, il letto e tutto quanto metterò a posto dopo. Direi che andiamo, che mio padre mi sta già aspettando. Eccoci a cercare il grattagesso, che non troviamo. Tutto il resto l'abbiamo trovato, ci manca solo il grattagesso. Grattagesso trovato, adesso stiamo vedendo
questo coso per la caldaia. C'è un sacco di gente, non potete capire quanto. Adesso non si vede, però. Allora, mi sono messa qua che passa meno gente, perché mo vi faccio vedere, ecco, naturalmente sta passando qualcuno. Mi volevo mangiare un poker coffee. E dovete sapere che io il caffè non lo bevo mai, perché a me fa l'effetto contrario. Cioè mi viene un sonno della madonna. Non so perché mi succeda questo, ma io sono fatta al contrario, quindi probabilmente è per quello. Ma dopo sta luce mi fa delle occhiaie pazzeschissime. Comunque, qui adesso me lo mangio, sperando di non svenire da qualche parte, perché sto già morendo di sonno. Sono arrivata a Ikea, nonostante il traffico infernale. Guardate cosa ho trovato, ma ve lo faccio vedere meglio. Sto andando a prendere direttamente la rastrelliera. Vediamo se riesco a trovarla al primo colpo. Allora, spero mi sentiate e soprattutto vediate più o meno bene, anche se ha cominciato a dar giù proprio brutto con la pioggia e quindi si è oscurato tutto. Comunque sono in macchina, non vi preoccupate, perché ogni volta che faccio questi pezzi in macchina tutti mi dicono: oh mio Dio, io no. Ho messo la telecamera dall'inizio, l'ho accesa adesso e è tutta dritta, quindi non dovrei avere problemi. Comunque volevo parlarvi un po', visto che così in questo momento sto in macchina, non so che fare, parlarvi dell'evento di Mulac. Allora, hanno aperto questo Temporani Store, intanto io guardo la mappa, capirete, che dovrebbe essere aperto fino a metà maggio. Cioè dovrebbe, è aperto fino a metà maggio, dove potete acquistare logicamente tutti i prodotti, cioè ci sono tutti, anche quelli dell'ultima collezione, e in più potete vedere i nuovi prodotti in anteprima, che sono i fondotinta, l'olio, il siero e la spugnetta. Non potete acquistarli perché usciranno i primi di aprile, poi vabbè, di quello ve ne parlerò meglio quando poi mi arriveranno. Li ho provati, mi piacciono un casino. Sono fondi stick. Io avevo paura perché, avendo la pelle mista grassa, con i fondi stick non ci vado proprio d'accordo, però sono dei fondi stick particolari perché si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di pelle. È incredibile, fanno un effetto fantastico. Infatti ero appunto un po' scettica, però fantastici. E c'è la spugnetta che invece sto provando, dopo ve la faccio vedere. Ha un materiale che è una cosa fantastica, è una via di mezzo tra la beauty blender e le spugnette un po' più dure. In più è tipo tagliata, dopo la vedrete meglio. E poi c'è il siero, l'olio, che all'interno ha delle foglie d'argento senza nickel, quindi anche quello adatto a tutti. Poi vabbè, sono prodotti vegani, cruelty free eccetera, quindi per davvero per tutti. L'indirizzo dello store ve lo lascio qua sotto nell'info box, così se siete di Bologna, se passate per caso di là, potete andare a dare un'occhiata. In questi giorni del Cosmoprof c'è anche Cindy, però visto che non so quando caricherò questo vlog, non vi dico cose che magari non sono vere. Però davvero lei è carinissima, super emozionata, lo sarei stata anch'io, perché il mio marchio, il mio Temporary Store con tutti i miei prodotti, cioè è un orgoglio grandissimo. Ecco, ricominciato a piovere, molto bene. E quindi insomma, tutto carinissimo, eravamo sempre più o meno le solite personcine, quindi ho rincontrato anche un po' di persone e mi ha fatto un sacco piacere. L'unico problema è che io la mattina di quel giorno sono andata in accademia, sono uscita prima proprio per riuscire a prendere il treno che era all'1:20, quindi sono uscita un'oretta prima più o meno, no, un'ora e mezza. Prendi il treno di corsa con tutte le cose dietro dell'accademia, quindi un casino. In più mi ero già vestita un po' carina, quindi vabbè. Siamo arrivati a Bologna, ci hanno preso col transfer, col pulmino, ci hanno portato lì e poi ci hanno riportato in stazione, quindi non è che ho avuto tempo di vedere Bologna anche questa volta per niente. Al ritorno il treno, sono tornata a mezzanotte, non vi dico la stanchezza, il giorno dopo in accademia, quindi va bene, mi devo ancora riprendere, guardate che faccio. Comunque, a parte questo, appunto, è andato tutto strabene. Adesso ho le cose di Ikea, le ho preso quella lì da 19,99 e ho preso una cosa, perché mi faccio sempre infinocchiare, un cuscino enorme, bellissimo, a forma di bocca, rosso, che ho detto: oh mio Dio, se non lo prendo io non lo prende nessuno. E quello costava, mi pare, 14,99. No, mi pare costava 14,99. Poi vi faccio vedere tutto anche di quello, vi devo far vedere un botto di roba. In più oggi sapete cosa è successo? Infatti c'è un casino in giro, hanno chiuso la pontina. Infatti molte persone che non lo sanno stanno praticamente in crisi. Io invece, che lo so, fortunatamente ho altre strade in cui passare per tornare a casa. Però hanno chiuso la pontina perché si è rovesciato un camion di GPL. Ho letto tutto quanto, già mi sono informata. Roma, dovete sapere, c'è un botto di gente, quindi logicamente appena
fai, chiudi una strada, è il panico più assoluto. Adesso torno a casa, tanto sono arrivata a 5 minuti, vi faccio vedere tutto quanto, anche altre cosettine che mi sono arrivate in questi giorni. Poi soprattutto, cosa più importante, mangio, perché sono le 2, fortunatamente ho fatto tutto in tempo, non ho trovato grandi disagi per strada e quindi insomma, fortuna. Allora, tornata a casa, questa è la bocca che non potevo assolutamente non prendere. Cioè, guardate quanto ci sta figa. E dà un tocco un po' così di colore. Qui c'è il cane in picchione, come sempre. No, sulla giacca no. E questo è quello che ho preso. Vi faccio leggere anche il nome, così se vi interessa lo sapete. Va montato, logicamente, ma lo farò dopo aver mangiato, perché vedete come io tengo le scarpe ormai. Tra l'altro devo farvi vedere anche quelle cosettine di Shein, queste di Benefit e la spugnetta appunto di Mulac. Adesso vado a mangiare e poi vi faccio vedere tutto, promesso promesso, vero amore? Allora, vi ho messo lì così vi faccio vedere un po' di cose, perdonerete sempre il casino alle mie spalle. Ho pranzato, ho mangiato la scamorza con i peperoni tipo in agrodolce, che sono una cosa... Tra l'altro, PS, se vedete le unghie così è perché ci ho messo lo smalto. Però sono le mie sotto, infatti lunedì devo andarle a rifare perché sono orribili. Vi faccio vedere queste di Shein. Qui abbiamo l'aiutante, come vedete. Allora, prima cosa è questo. Che cos'è? È un pigiama di quelli fatti tutti pelusciosi. Ho preso una M, però avrei preferito prendere una L perché io nei pigiami ci sciacquo, cioè in qualsiasi pigiama. Questo invece è un po' giusto, non è che proprio mi piaccia tantissimo, infatti lo regalerò. E la parte sopra è così, ha queste nuvolette. Poi questo invece mi piace un casino, la volevo da una vita, la vedevo lì, alla fine ho detto la prendo. Ed è una salopette di tipo camoscio, non so se mi vedete meglio se accendo questa bajour. Comunque è fatta così, è molto 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 semplice, vedete, davanti a queste tasche così e poi scende abbastanza dritta. È bellissima perché il tessuto è elastico, quindi non vi segna, ci state comode. E di questa anche ho preso una M. Io vi consiglio sempre, come vi dico sempre, di leggere le misure perché sono super affidabili. E poi, così vi parlo anche dell'esame di face paint, che è stato il primo esame dell'accademia, avevo comprato, cioè ho comprato su Amazon tutte le cose per fare Joker, questo blazer viola e la cravatta, però avevo paura che non arrivasse in tempo per il giorno dell'esame perché c'era scritto che mi doveva arrivare il 16 di marzo e io avevo l'esame il 15, quindi c'era qualcosa che non andava, mi sono impanicata, ho detto adesso vedo se c'è qualcosa su Shein, nel caso quello mi arriva prima e posso usare questo. Poi alla fine quello mi è arrivato tutto a posto, anzi mi è arrivato addirittura il 3 di marzo, però io intanto mi ero presa questo coso, che è un completo. Come sempre vi metto il link qui sotto del sito per andarli a vedere se volete e siete interessati. È fatto così, ha un crop viola con tutte pagliettine, quindi nel caso avrei fatto un Joker glam. E poi ha la parte sotto che è una gonna tipo di raso ed è a palloncino, fatta in questo modo. Non l'ho usata, quindi anche questa la regalo sicuro. Scusate, mi metto così che mi stavano a distruggere le caviglie. E poi da Benefit mi hanno mandato questo, quando sono tornata dall'evento a 12:30 mi sono messa a aprire tutto. E all'interno c'era questo, che è una borsa dell'acqua calda. Guardate che carino, sembra tipo un maglioncino a collo alto. Anche se adesso comincia a fare caldino, eh. Guardate che carina, con scritto I have a date tonight with my bed. E se questa tazza non sono io, non so. Poi all'interno ci sono 3 prodottini della nuova linea per la skincare. Hanno queste confezioni che sono davvero meravigliose. E all'interno c'è, questo è un 2-in-1 gel esfoliante per il viso. Guardate che carine le confezioni, hanno questi tappi tipo di simil sughero. Poi quello che mi intriga di più è questo, si chiama It's Potent ed è una crema per il contorno occhi anti occhiaie. Qui c'è scritto proprio brightening eye cream to fade dark circles. Questa ha una confezione che ciaone. Guardate che carina. Cioè ditemi se non è la cosa più cute che avete visto. Ultimo è logicamente una crema per il viso. Questo copre un po' tutti i tipi di pelle perché è da normale a disidratata secca. Vi faccio vedere anche questa, anche se è la versione grande di quella del contorno occhi praticamente. Questa invece non l'ho ancora usata, però ho sentito l'odore. Pazzesca. Ecco, io l'unica clausola che metto per i prodotti di skincare è
il profumo. Cioè, se mi fanno schifo di profumo, scusate il termine schifo, ma così è, non riesco a usarli. Possono essere le più buone del mondo, non ci riesco. E quindi, ok, direi che più o meno è tutto. Adesso vi faccio vedere anche cosa ho preso da Leroy Merlin. Così cambiamo un po'. Invece di essere beauty passiamo al lifestyle, DIY eccetera. Come vi ho detto, devo fare il calco. Per chi non sapesse che cos'è il calco, è proprio fare una sorta di statua sulla faccia della persona. E quindi mi serviva un po' di roba che ancora non avevo preso, perché il gesso ce l'ho, l'alginato ce l'ho, le bende gessate ce l'ho. Poi penso che ognuno lo faccia un po' a modo suo. A noi ce l'hanno insegnato così, quindi lo faccio così perché è già complicato. Mi serviva l'acquaraggia. Questa qui è quella inodore e questa mi serve per pulire la tavoletta quando scolpisco le protesi col DAS e cicolo tutte le varie cose per fare lo stampo. Ho comprato anche la tavoletta, tra l'altro, che è tipo un blocco così grande di legno, però è rivestito in materiale plasticoso, insomma materiale liscio, così che sopra ci puoi passare tutte le cose senza danneggiarla. Poi, appunto, per pulire quel tipo di tavoletta liscia ho comprato due di queste palettine, così ci scrosto bene tutte le robe. Poi questo qui è il famoso grattagesso, vedete che qua c'ha tutti questi cosi, e questo appunto serve quando stacchi lo stampo, altrimenti il gesso, se lo lasci così sfrangiato, taglia da morire, non vorrei rimanere senza un dito. Poi vabbè, scotch di carta, i pennelli, questi qua sono tre pezzi, non potete capire, tipo un euro e qualcosa, cioè fantastici. Questi mi servono per passare il gesso nello stampo. E poi ho preso finalmente la bomboletta spray bianca per pitturare la scritta Ilaria, quella che mi hanno mandato, che adesso io momentaneamente ho messo sopra lo specchio. Però questa cosa devo farla in giardino, la farò domani mattina penso, perché adesso piove e non mi sembra il caso. E basta, questo è davvero tutto. Anzi, non è tutto, perché qui dentro ho dei prodottini super speciali che vedrete, se non settimana prossima, quella dopo ancora, perché è una collaborazione e penso sia una delle linee più fighe del mondo. Se mi conoscete potrete forse arrivarci, ma non lo so. Adesso mi alzo, mi metto a montare la cosa per le scarpe, quindi oggi me lo prendo un po' di pausa in realtà, perché tutta la settimana sono stata in giro a far cose, sono stata pochissimo a casa, non so come io abbia fatto questa settimana a caricare tutti i video. Vi dico solo che tornavo a casa, buttavo tutto all'aria, anche per questo che la mia camera è così disordinata, mangiavo, giravo video, editavo video, caricavo video, basta. Cioè la mia vita è stata questa settimana, non che di solito sia diversa, però sai, qualche momentino di pausa ce l'ho. Questa settimana un disastro, però comunque mi ha messo un po' di carica in più, anche se appunto sto morendo di sonno. Però io la mattina non riesco a dormire più di tanto, è un mio limite, e quindi anche se vorrei dormire fino alle 2 di pomeriggio, mi alzo alle 9:30. Questa cosa ce l'ho da sempre. Quindi dopo che monto sto coso, mi guardo qualche serie TV, così recupero, perché non le sto guardando più ormai ed è una cosa strana per me. E poi pomeriggio tardi, oddio stavo cascando, andiamo io, mia madre e mio padre, perché mia sorella è uscita. Sì, mia sorella esce più di me, ma penso chiunque lo faccia. Andiamo alla festa del figlio di amici loro, e visto che tanto io starei semplicemente a casa a continuare a vedere serie TV, a questo punto vado lì, c'è un po' di gente, vedo gente e soprattutto se magna. Comunque questa è la famosa spugnetta nuova, si chiama Shape the Way. Questa appunto è quella che ci hanno dato noi, che è tra virgolette di prova, perché è la versione più piccola. Invece quando la potrete acquistare sarà più grande, però vedete com'è tagliata in questo modo, quindi va bene anche nelle zone sotto l'occhio, per intenderci. E questa invece è la scritta che dovrò poi bombolettare. Sono riuscita a montarlo, guardate che carino è, è enorme rispetto a come pensavo, però ce la posso fare. Ok, c'entra perfettamente e ci sto anch'io con i piedi. Poi sto guardando amici e mi sono appena presa la prima pasticchetta di biotina. Questa qui l'ho sentita parlare per tantissimo tempo, quindi ho deciso di provarla. Poi se funziona, se vedo qualcosa di positivo, se magari mette a fuoco la macchinetta, prima o poi la frullo da qualche parte, sicuramente ve ne parlerò meglio. Adesso sistemo le scarpe qua e
magari metto quelle tipo che uso di più. Adesso vedo. Allora, sto guardando il vlog di Martina e mi stava anche cascando il telefono. Ottimo. Questo qui appunto che ha girato all'evento di Mulak, quindi ve lo metto nella scheda info adesso perché ci sono anch'io nel vlog, così per dire. E poi appunto lei fa vedere sicuramente tutto bene nel dettaglio, anche lo store, quindi se siete curiosi andatelo a vedere. E nel mentre stavo mettendo a posto qui le scarpe, sto guardando Supergirl. Ho iniziato finalmente la terza stagione perché ero stra indietro, però la sto recuperando e mi sta piacendo tantissimo. E per merenda fragole con la panna. E voi direte: dove sono le fragole? Ma si intravedono. Io ho un problema con la panna. Tra l'altro è moltissimo e mi chiedete come è andata dopo l'operazione, nel senso cosa ho potuto mangiare subito, cosa mi dava più fastidio, dopo quanto ho potuto mangiare effettivamente cose solide, perché comunque ti ricostruiscono un pezzo di stomaco. Quindi adesso è passato un anno e qualche mese, gennaio, febbraio, marzo, e se non sapete cosa è la cosa che ho fatto, c'è il video sul canale, lo andate a vedere. Volevo fare il get ready, quello dove rispondevo a tutte le domande sull'operazione, e lo farò. Però intanto vi dico queste cose perché io ho potuto mangiare, parlo cose sostanziose, dopo 4 settimane. E la prima cosa che ho mangiato è stato il prosciutto crudo, naturalmente, tipo ne ho mangiato una fettina e basta. E poi da lì ho iniziato a mangiare in realtà molto tranquillamente. La cosa che mi dava più fastidio erano le verdure crude, che è ancora un po' una cosa che ci sto combattendo, ma insistendo sta andando bene. E la frutta mi dava tanto fastidio, la frutta. Io sono sempre stata una che mangiava frutta, verdura a quantità. All'inizio è stato un po' un trauma. Anche soprattutto bere l'acqua. Contate che i miei dovevano comprare casse di acqua a settimana, perché io bevo tantissimo, o meglio bevevo tantissimo. Adesso purtroppo non riesco proprio più, perché o bevo o mangio, ed è una cosa infatti che mi dà fastidio, perché vorrei riuscire a bere tantissimo, però poi mi si ottura tutto quanto e praticamente berrei solo. Ci sto provando, ci sto riuscendo fortunatamente. Questo era un po' per rispondere, perché voi siete tanto dolcine, tanto carine e carini con me, che mi chiedete sempre queste cose. Quindi io quando mi ricordo e soprattutto ho tempo vi rispondo. Però farò il get ready. Alla fine volete sapere come è andata a finire? Che sono quasi le 7 e alla fine sono rimasta a casa. Cioè i miei sono andati, io sono rimasta qui a guardare serie TV, perché il richiamo era troppo forte, non potevo avere vita sociale. E penso che tra un po' ordinerò una pizza, perché sono da sola fino a stasera. Ho messo le scarpe, diciamo quelle che vorrei usare un po' di più. Mettiamo la torcia così vi faccio vedere. Allora abbiamo parte sopra, praticamente sono tutti stivali Dr. Martens, UGG. Questi qua sono nuovi di Bershka, laccati, sono una cosa meravigliosa. Sotto invece ci sono le sneakers, li ho messo le Creepers che vorrei usare un po' di più, Converse, Vans e Adidas, cioè ci sono praticamente tutti i marchi diversi. E basta, quindi chiusone di Supergirl oggi e si vola in tutti i sensi. Mi sono messa la vestaglia, ecco Gwenda che mi segue logicamente, perché sto aspettando il fattorino della pizza. Come vedete sono a casa sola, in realtà un sacco di volte me lo chiedete: Ila, ma tu vivi da sola perché non si vede mai nessuno? Sì, ma lo faccio semplicemente perché mio padre direbbe soltanto minchiate, che per carità ci sta, però mia madre invece urlerebbe, farebbe le solite cose, mia sorella si nasconderebbe, quindi che vi faccio da fa? Siamo soltanto noi quattro, più Gwenda è l'unica che si presta per queste cose. E poi ci sono io, che tanto ormai mi conoscete. Così sfatiamo un altro mito: Ilaria vive da sola in questa enorme casa, così a buffo. Tra l'altro la mia casa è una cosa oscena, cioè nel senso proprio come è organizzata, perché mia madre non è questa maniaca dell'ordine come sono io. Cioè tipo ogni cosa deve avere il suo perché, ogni cosa deve essere carina, posizionata. Lei butta tutto alla rinfusa. E tipo, avete presente quelle persone sepolti in casa? Ecco, lei secondo me se vivesse da sola sarebbe così, perché lei non riesce a buttare le cose, mentre io se una cosa dico questa non mi serve più, la butto. Lei invece dice no, ma se magari poi un giorno forse... Cioè non puoi vivere in questo modo, lo capisci? Perché sennò davvero siamo pieni di roba. Io ogni tanto quando lei non se ne accorge, so che sono cose mie che posso buttare, ma che lei ha messo da parte, prendo e butto. Logicamente non butto le sue, quelle di mio padre, mia sorella, perché sennò non vorrei morire precoce. Però questo per dirvi, no? Quanto siamo diverse. Cioè vabbè, io e mia madre siamo tipo, ma neanche lontanamente uguali. Il fattorino. Vado a rispondere. Chi è? Ci arrivo. Abbiamo
Ok, ora che ho il cibo, voi venite con me in questa prospettiva. Che carine. Adesso io mi taglio la pizza, perché logicamente per il discorso di prima operazione e tutto io non riesco a mangiarmi una pizza. Infatti la divido a metà, la metà la mangio e l'altra metà la metto in frigo e la mangio o il giorno dopo, sapete così. Qui invece ci stanno le crocchette, quelle riesco a mangiare. Balla capì. Ho preso questa volta, perché ogni volta dovete sapere, io ho la fissa di provare tutte le pizze, quindi ogni volta, o comunque la maggior parte delle volte cambio. Questa volta ho preso margherita, funghi champignon, cipolla e gorgonzola. Una robetta leggera, così. Prendiamo il piatto da pizza, taglio la famosa metà pizza e me la vado a mangiare in camera, perché tanto sto sola, quindi mangio giù, mangio su, almeno succio da guardarmi qualcosa. Prima di concludere questo vlog, volevo farvi vedere ancora il bordello che c'è in camera mia. C'è un casino di roba. L'unica cosa di cui sono contenta è di non dovermi struccare, perché è lo struggle più grande della vita. Avevo detto che mettevo a posto, non l'ho fatto. Non so se ho qualche problema io o effettivamente è una cosa normale. Comunque sia, io spero lo stesso oggi questo vlog vi sia piaciuto. Contate che è tardissimo, è mezzanotte qualcosa e sono ancora vestita come oggi, e questa cosa è uno struggle ancora più grande, perché adesso vado, mi butto in doccia e tipo uscirò tra 2 ore probabilmente e andrò a dormire. Domani cercherò di svegliarmi tardi, cercherò, quindi vi mando ancora un enorme bacio, ci vediamo al prossimo video, prossimo vlog, e grazie per avermi tenuto compagnia.